Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Maullocraft, signori. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Minecraft, signori. Cosa faremo oggi? Oggi vedremo di completare il nostro tunnellone di risalita dalla miniera. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie. Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo come obiettivo quello di raggiungere i 2000 iscritti entro fine dell'anno. Ci riusciremo? Non lo so, ma io credo in voi, signori, credo in voi. Allora, in teoria il nostro tunnellone dovrà partire da qua a fianco, più o meno, centimetro più, centimetro meno. E lo faremo per ora rosso, signori, dello stesso colore. Non ho modo di distinguerlo, sinceramente, perché comunque, sì, per ora sì, per ora dovremmo farlo dello stesso colore. Volevo farlo di un altro colore, ma non ho abbastanza coloranti e quindi lo faremo rosso. Rosso. I due tunnel di salita e discesa della miniera saranno rossi, quello di discesa del nostro mondo invece l'abbiamo fatto blu, che è anche carino, che è anche carino. Allora, mettiamo un pochetto di blocchi qui per evitare di cadere male, quindi andiamo con la betulla, lo facciamo tutto di betulla? Sì, facciamo un bel 3x3 di betulla, così, e poi invece magari possiamo fare tutto un circondato con un altro colore. Sì, ci può stare, ci può stare. Facciamo solamente qualche striscia, tanto per non perderci in chiacchiere, così quantomeno abbiamo la sicurezza di non cascare giù nel vuoto, che già sarebbe tanta roba. Come la facciamo la risalita, signora? La risalita la facciamo semplicemente con la sabbia dell'anima sotto, delle anime sotto, e il kelp inizialmente, che ci farà risalire, renderà tutti i blocchi d'acqua, almeno lo spero, almeno lo spero. E recuperiamo un attimino qui altri due gradini, me ne servono proprio due per essere sistemata quella zona di lì e direi che così siamo già a buon punto. La nostra base prende sempre più spazio, signori. Aspettate che accendo l'aria perché si muore. Ok, a noi serve un semplice blocco d'acqua da buttare là sotto. Dovremmo fare prima tutto il buco e tutto il canalone di vetro, e però mi serve un altro fiorellino rosso. Sì, dobbiamo andare nuovamente qui al deposito, alla zona morti golem, e prendere un altro fiorellino. Mi dispiace perché stiamo quasi completando la situazione, era molto carina, e invece mo siamo ripartiti da zero. Dai, così, fai tutto questo. Mi serve per una crafting table per creare il vetro, ma non è un problema. Cioè, ne abbiamo una sola, in tutta la struttura ne abbiamo una sola. Questa cosa non va bene. Dovremmo avere tutta la struttura piena di crafting table, invece ne abbiamo una in tutta quanta la struttura. Due, facciamo così, perfetto. Ne abbiamo 29, mi bastano 29 secondo voi? Secondo me no, però va bene. Però va bene. Però va bene il cavolo. Devo completare tutta la situazione, non posso. Una volta che metto l'acqua, metto l'acqua. Non si torna indietro, signori. Una volta che mettiamo l'acqua, mettiamo l'acqua. Quindi recupera questi fiorellini. Con questi due ce la faccio. Con altri 16 blocchi di vetro ce la faccio. Secondo me ci riuscirei anche con questi 29. Però, nel dubbio, signori, ce li abbiamo. Perché non dobbiamo. Dobbiamo limitarci. Dobbiamo limitarci e poi rischiare di far 70.000 volte va e vieni. E la cosa non mi piace per nulla. 45, 45 blocchi ci danno pure il resto, signori. Con 45 blocchi ci danno pure il resto. Allora, lanciamoci di sotto. Oh, l'alberello di betulla, noi lo piantiamo. Qui ho sbagliato completamente il colore del legno, va bene, ma non è una cosa che ci interessa in questo momento. Ok, allora io direi di lanciarci in maniera prepotente sotto, così. Perfetto, siamo fatti male, ma non è un problema. Facciamo un attimino di spazio e iniziamo la risalita del vetro. Qua mi serve della terra, però, perché dobbiamo quantomeno andare a pari. Mi serve della terra, mettila per ora così, poi il contorno lo abbelliremo, signori. Il contorno lo abbelliremo. Sì, allora noi potremmo salire. Sì, facciamo così. Intanto saliamo. Saliamo e chiudiamo tutto, poi ci ributtiamo sotto. Poi ci ributtiamo di sotto, tra l'altro sta avvenendo la notte. Che è successo? Dove sono io? Dove mi trovo? Ok, sta calando la notte, quindi dobbiamo velocizzare e infilarci nel buco.
Ok, questo è sistemato, questo è sistemato, questo lo rompiamo col Silk Touch e lo recuperiamo e saliamo anche di qua. La devi piazzare e ne devi piazzare un altro. Perfetto, ci siamo, ci siamo. Ora noi ci lanciamo qui sotto. Prima di tutto, intanto cambiamo il metto, che l'altra volta già me l'ero scordato e questa volta invece vediamo di non dimenticarcelo. Andiamo a rimetterci il nostro bellissimo elmetto con respirazione, ok, che dico così quantomeno qualsiasi cosa riusciamo a respirare. Ok, dobbiamo recuperare un secchiello d'acqua quando poi risaliamo e tutto il kelp. Allora, aspettate, fatemi ragionare un attimino. Noi facciamo tutto il buco, scendiamo, l'acqua la dobbiamo piazzare da sopra, quindi comunque dovremmo risalire. Scendiamo tramite l'acqua, i cartelli li dobbiamo prendere adesso, sennò poi andiamo a costruire nuovamente 70.000 cartelli e questa cosa non va bene, due mi bastano, penso di sì. E risaliamo, recuperiamo l'acqua, la buttiamo di sotto, scendiamo senza sperando di non morire. E sì, va bene, dovremmo farcela, signore, dovremmo farcela. Almeno lo spero. Guardando la luna, iniziamo questa nuova impresa, signori. Sarà un'impresa? Non lo so. Di sicuro ci faremo male alle ginocchia con questo volo. Aia! Era scontato. Questo era scontato. Questo era scontato. Allora, andiamo, scendiamo. Come ieri, come il video di ieri. Un video passato a rompere la roccia. Che in tutto questo ora sicuramente ci sarà dell'acqua lì in mezzo. Ecco come volevasi dimostrare. Però questa volta abbiamo il nostro bellissimo elmetto con respirazione. Quindi non ci frega nulla di quest'acqua, possiamo stare sott'acqua tutto il tempo che vogliamo e infatti si vede la differenza, signori. Piazzami questi, ok, dammi la terra a posto del vetro, che così la piazziamo e leviamo quest'acqua da mezzo alle scatole, perfetto. Zappa come se non ci fosse un domani e si ritorna a scavare, signori. Torniamo a scendere, torniamo a scendere. Ora noi dovremmo scendere precisi sulla scala, quella che noi ci fa salire. Noi dovremo semplicemente chiudere la zona lì della scala mettendo, dobbiamo mettere i cartelli da quel lato. Sì, dobbiamo mettere i cartelli da quel lato in modo tale che l'acqua non esca dal lato della nostra uscita. Chiudere la scala, risalendo. Dopodiché il gioco è fatto, signori. Dopodiché il gioco è fatto. Come ieri, come ieri. La teoria è una cosa, la pratica è un'altra. Ci riusciremo? Non lo so. Ma ci stiamo provando, ci stiamo riprovando. L'importante è sempre provarci, signori. L'importante è sempre provarci. Ora dovremmo riuscire ad arrivare senza altri intoppi di acqua e cose varie, che mi sembra difficile perché sicuramente beccheremo un'altra palude. Ecco, e che vi ho detto io? E che vi ho detto? Te devi levare dalle scatole, ok. Saliamo, questo l'abbiamo chiuso, questo l'abbiamo chiuso e questo l'abbiamo chiuso, perfetto. Questo lo chiudiamo così, che non ci voglio fare 70.000 cambi e scambi. Dai, arriviamo alla scala senza problemi. Dai. Dovrebbero mancare pochi blocchi, dovrebbero mancare proprio pochi blocchi, però ancora qualcuno ne manca. Il piccone ci basterà? Sì, qua ci basta decisamente. Nel video di domani cosa facciamo, signori? Nel video di domani vorrei riuscire a ottenere dei libri di ripristino, anche conosciuti come libri di mending, e riuscire a mettere sulla maggior parte dei nostri attrezzi, così con la nostra farm di scheletri. Questa cosa è gravissima, questa cosa è gravissima. Porca miseria, siamo finiti nella lava e non abbiamo nemmeno l'acqua. Stiamo bruciando male in tutto questo. Stiamo bruciando male in tutto questo. Ottimo. Sta cazzo di lava da dove è spuntata? Ma quanto siamo noi di livello? Meno 57. 18 e meno 20. 18 e meno 20. Ma doveva essere meno 16. Ho sbagliato. Ok, signori, abbiamo un problema. Ho sbagliato di nuovo, come l'altro giorno, ho sbagliato a prendere le misure. Allora, di qua ci sta la lava. Dobbiamo capire.
Da dove inizia questa cazzarola di lava? Ok. Ok, calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Ora, di lì sotto ci sarà lava, perfetto. Riesci a piazzarmi un cazzarola di blocco e chiudere tutto? Ok, quindi lì ora siamo coperti. Bene, allora di qua possiamo chiudere. Il problema ora sarà di qua, che ci sarà lava sicuramente. Ma porca miseria. E infatti di qua c'è lava. Bene, grazie lava, buongiorno, benvenuto anche a te in questo video. Ok, l'abbiamo chiusa. Abbiamo glitchata di lì. Ora, se tu mi metti un bellissimo blocco là dietro, la chiudiamo anche di qui. Bene, quindi adesso di qua possiamo scendere. Un altro blocco, bene. Ok, imprevisti che, per fortuna che siamo stati reattivi ad... Ok. Di qua c'è l'altra lava, bene, ma noi andiamo a chiudere così. Ok, di qua c'è altra lava che noi andremo a chiudere così, perfetto. Imprevisti, imprevisti, signori. Rapido taglio che sistemo tutta la situazione. Ok, signori, abbiamo recuperato la situazione. Invece che andare da questa parte, come ci eravamo prefissati, andremo da quest'altra parte. Non cambia assolutamente nulla. Noi di qua risaliamo. E di qua scendiamo, ma non avremo problemi perché l'acqua partirà di qua e noi possiamo tranquillamente riuscire ad entrare. Allora, importante, prima cosa, mettere due cartelli qua, uno qui, non ci scriviamo niente, e uno qui e non ci scriviamo niente. Noi riusciamo a passare tranquillamente? Sì, e questo è il primo step importante. Ora, il secondo step qual è? Il secondo step è ritornare sopra, buttare l'acqua in modo tale che l'acqua arrivi qua sotto, poi riscendere, piazzare tutto il kelp nell'acqua in modo tale che diventano tutti i blocchi sani. Se io riesco a salire, che sarebbe già una cosa, meno male che stiamo facendo questi due scamotaggi, signori, perché già sta scala non la sopporto più, e lo dovremo fare anche nel magazzino, e dovremo anche sistemare tutta la roba nel magazzino. È impressionante, non ne posso più di quelle ceste piene di roba a confusione e avere quel magazzino in cui possiamo mettere tante casse come se non ci fossero domani e sistemarci tutto in maniera ordinata e non averlo ancora fatto. Quanto mi dà fastidio questa cosa. Lo faremo in uno dei prossimi video, lo faremo, signori. Ci vorrà un video un po' più particolare, ma lo faremo anche quello. Faremo anche quello, signori, perché scusate, abbiamo trasformato quel mob spawner nel nostro magazzino. L'abbiamo abbellito con tutte le liane e le cose che scendono carine e coccolose. Dobbiamo anche renderlo un attimino utile e non. Voglio anche fare un acquario e voglio anche fare, signori, una zona delle mappe. Ovvero voglio fare la mappa della nostra isola volante e portarcela su carta. Allora, questi sono i nostri due tunneloni bellissimi. Ok, allora andiamo a casa. Ci serve l'acqua? Ce l'abbiamo? No, ecco già, prima cavolata la stavamo a fare, signori. Recuperiamo l'acqua. Ok, saremo su acqua, kelp e la sabbia delle anime. Dopodiché incrociamo le dita e speriamo che funzioni tutto. Allora, il kelp dovrei avercelo. Allora, io ricordo, è perfetto, 20 di kelp? Ma 20 di kelp non mi bastano mai nella vita. Abbiamo un problema, signori. Abbiamo un grossissimo problema. Ho solamente 20 di kelp, ma cosa stai dicendo? No, io vado in guerra senza avere le munizioni nelle armi. Ok, abbiamo un problema kelp, signori. Abbiamo un grosso problema kelp. Va bene, rapido taglio. Vedo di ottenere molto più kelp. E dopodiché vediamo se col bone meal riesco a ottenere più kelp. E ci rivediamo appena c'ho il bone meal, sì, appena c'ho il kelp. Che con 20 blocchi non ci faccio assolutamente nulla. Ok, signori, dopo un rapido taglio, che per voi sarà stato uno schiocco di dita, ma per me è stata una gran rottura di scatole, abbiamo recuperato quasi due stack di alghe praticamente, che dovrebbero bastarci tranquillamente. Allora, io
Ci stiamo a scordare la sabbia delle anime, questa cosa non va bene. La sabbia delle anime che qui, ho messo tutto qui. Avremo un attimino sabbia delle anime, mi basta un blocco che andiamo a mettere qui, a posto della carne, tanto per ora non ci serve la carne. Andiamo velocemente da questa parte, mettiamo il nostro blocco d'acqua, così. L'acqua dovrebbe scendere dritta dritta fino ad arrivare là in fondo. Noi ci lanciamo. Mamma mia, prendiamo un po' di danno scendendo, ma non è un problema. L'acqua ancora non è arrivata, ma dovrebbe arrivare. Ecco, sì, vedo che piano piano sta arrivando, signori. Siamo stati più veloci dell'acqua. E questa cosa non va bene perché dico, arriverà secondo voi prima o poi? Quanto cazzo ci sta a scendere quell'acqua? Sono così tanti blocchi? Sì, decisamente. Oh, eccolo che arriva. Dovrebbe, perfetto, fermarsi lì. Dobbiamo mettere un blocco di terra, dimmi che ce l'ho. Ok, leviamo questo blocco di qua e mettiamo un blocco di terra. Dopodiché iniziamo a piazzare tutto il crepe risalendo velocemente. Così tutta quest'acqua dovrebbero diventare blocchi d'acqua, signori. Dovrebbero diventare blocchi d'acqua. In modo tale che se diventano blocchi d'acqua noi siamo contenti, se non diventano blocchi d'acqua. No, torna giù, torna giù, torna giù, torna giù, torna giù. Torna a piazzare. Dai, ce la facciamo secondo voi? Penso di sì. Penso e spero di sì. Stiamo a finire i blocchi di kelp, stiamo a finire i blocchi di kelp e stiamo per finire anche il fiato. Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci manca il kelp, non ci posso credere. Quanto cazzo ce ne manca? Porca miseria quanto ce ne manca, ce ne manca tanto. Ce ne manca fottutamente tanto. Ah, mamma mia, questi imprevisti non li sopporto. Va bene, andiamo a fare altro kelp, andiamo a fare altro kelp. Ok, forse mi sono fatto prendere un attimino la mano, signori. Abbiamo fatto un altro stack praticamente, preso dal nervosismo di non esserci riuscito al primo colpo, ho fatto un altro stack di alghe che ora andremo velocemente a continuare a piazzare. Dai, così veloce, 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 veloce. Non ne serviva ovviamente un altro stack, ne serviva molto meno. Allora, in teoria, tutti questi dovrebbero essere diventati blocchi di acqua. In teoria sì. Quindi, se noi ora riscendiamo rompendoli tutti, penso che tutta questa dovrebbe essere diventata tranquillamente acqua, quindi signori miei, forse bastava che scendevo direttamente giù, lo rompevo direttamente da sotto, dovevano rompersi tutti invece di fare questa cosa, ma no, a me piacciono le cose complicate, signori, mi piacciono le cose complicate. Rischiamo di morire dentro il tunnel? No, dai, quattro bolle d'acqua, penso che ce la facciamo anche perché inizia a entrare la luce. Ok, la luce. Ok, siamo fuori. Ora è il momento decisivo, signori. Ora è il momento decisivo. Intanto abbiamo mangiato. Perfetto. Ora, se io sostituisco questo blocco di qui e metto questo di qui, cosa cazzarola? Perché ho preso fuoco? Questa non l'ho capita. Questa non l'ho capita. Dovrebbero spuntare le bollicine? Forse ci sono. Intravedo qui qualcosina. Sì, signori, funziona! Funziona! Abbiamo la risalita rapida verso casa che ci spinge su. Non è velocissima, però, signori, signori, damose così. Siamo su in brevissimo tempo. Siamo proprio in brevissimo tempo e siamo anche giù in altrettanto velocissimo tempo. Ok. Finalmente potremo tornare a utilizzare anche la nostra miniera, signori. Scendiamo e saliamo come non ci fosse un domani, con tantissimo piacere, signori. Ah, che soddisfazione quando le cose funzionano. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento, signori. Domani cosa facciamo? Non lo so. Intanto siamo riusciti a fare questo. Dovremmo anche cercare di abbellire questa zona, signori, che non è male. Detto questo, signori, ci vediamo domani. Mi raccomando, iscrivetevi, like e commenti. Bella raga. Ciao!